Ciao, allora oggi parliamo di piedi e di una crema idratante per i piedi. Allora, premessa, io sono una utilizzatrice seriale delle creme idratanti per i piedi, in estate per via della secchezza e in inverno perché devo tenere la pelle morbida, perché sono soggetta a geloni. Quindi è una cosa che tantissime non sanno neanche cosa sia. Ma comunque sia, se l'avete provata fa malissimo, quindi tenere sempre la pelle idratata. Allora, questa che ho provato è una mini taglia della Bottega Verde. Si chiama crema idratante piedi con olio di jojoba, speciale secchezza. Questa è un 20 ml e mi è durata mesi, perché ne basta pochissima. Ma ho segnato il prezzo, eccolo qua, per 100 ml, 15,99 euro, ma è un prezzo scontabile. Allora, cosa dire intanto di questa crema? Aspettate che ve la faccio vedere, se ce n'è rimasta un pochino. È rimasto appena appena. Ecco qua. Molto morbida. Ci vuole un pochino a massaggiarla per assorbire. Quindi è anche buona perché, oltre per farla assorbire, dovete massaggiare, quindi fate anche un buon massaggio alla zona dei piedi plantare, che sicuramente la circolazione fa molto bene. Vedete che l'ho massaggiata appena appena un attimo, giriamo, giriamo ed è assorbita. Quindi si può tranquillamente applicare, si massaggia un attimo, si lascia assorbire e si può vestire o mettere le scarpe tranquillamente. Il profumo è un po' forte, sembra, mi viene in mente lavanda e canfora, comunque sia, devo dire che mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché in estate è perfetta per tenere i piedi morbidi, quindi zona talloni non screpolata, che con le scarpe aperte è meglio non far vedere certe cose. E oltretutto la trovo valida. Cosa in inverno invece è fantastica per tenere la pelle dei piedi morbida, idratata, è sempre bella compatta. Mi raccomando, se per caso usate tutto il giorno le scarpe oppure se avete vari tipi di calze per tenerli coperti, un bel massaggio anche sulla punta perché è importante. Io che ne soffro tanto e so quanto sia importante, forse tanti di voi non se ne accorgono. Io non capisco le persone che riescono a tenere le calze leggere anche in inverno, probabilmente fortuna loro, io sono sempre super coperta. Comunque questa crema io ve la straconsiglio, ne proverò altre, sicuramente di altri marchi perché sono sempre alla stra ricerca. Ma questa è una di quelle che non solo vi consiglio, ma appena la trovo in negozio con prezzo scontato la ricompro perché è un'alleata fantastica. Estate, inverno, quindi tutto l'anno. E poi ne basta pochissimo, c'è cioè un 20 ml, a me è durato 5 mesi tranquillamente. La usavo tutte le volte che facevo la doccia, quindi dopo la doccia, oltre alla crema idratante, anche questa. Quindi la chiudiamo qui perché è meglio. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto, come siete trovate e se ne avete altri validi da consigliarmi. Come sempre, spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e come sempre mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico una nuova recensione beauty e basta, la chiudo qui, alla prossima, ciao!